Buongiorno. Sono Roberto Manzina, sono il presidente di Zinc, la fondazione che insieme Informatici Senza Frontiere ha organizzato questo convegno. Vorrei innanzitutto ringraziare il direttore Galli per questa bella introduzione, per questo grande lavoro per fare di questo Museo della Scienza e della Tecnologia veramente un centro di incrocio tra la tecnologia e uno sviluppo sostenibile per la nostra economia e per la nostra società. E rispetto a qui credo che abbiamo di fronte un lungo percorso con molte possibili forme di collaborazione. Due parole rispetto alla Fondazione Zinc. Noi veniamo da strade diverse, siamo uniti, fondatori che sono soggetti che vengono dal mondo dell'industria, dal mondo dell'università, dal mondo della finanza, hanno una cosa in comune: un grande interesse per l'innovazione e la convinzione che l'unico modo per svilupparla realmente nel contesto del nostro paese e a livello internazionale oggi sia quello di un approccio da terzo settore, indipendente, non profit rispetto alle tematiche dell'innovazione. Quello dei grandi think tank anglosassoni che noi abbiamo studiato, con cui abbiamo sviluppato rapporti di collaborazione. Il primo con l'IT Innovation Foundation di Washington, con cui collaboriamo, il think tank vicino all'amministrazione Obama, proprio per portare al meglio il contributo delle nuove tecnologie, in particolare delle tecnologie digitali, rispetto a temi quali il miglioramento della qualità della vita, dal punto di vista dell'educazione, dal punto di vista della salute, dell'inclusione sociale, il miglioramento della qualità dei servizi della pubblica amministrazione in questa prospettiva, il superamento del digital divide. E per questo operiamo a livello sia del nostro paese sia a livello dei paesi emergenti. Sul nostro sito, che è thinkinnovation.org, trovate già una mappa dell'innovazione con più di 100 casi censiti in paesi emergenti con utilizzo di tecnologie digitali per il miglioramento della qualità della vita e il superamento del digital divide, eccetera. E dunque, perché questa ricerca, che con il gruppo di lavoro che abbiamo messo insieme con numerosi operatori che hanno dato molti mesi del proprio tempo per mettere insieme questa ricerca che oggi noi vi presentiamo, che vi state consegnando. Ma prima di tutto, perché noi consideriamo la tematica dell'incrocio tra nuove tecnologie, tecnologie digitali e terzo settore assolutamente di fondamentale importanza per migliorare la qualità dell'organizzazione e l'efficienza e l'efficacia del terzo settore in un momento in cui svolge un ruolo così strategico in un contesto sociale ed economico che è fortemente colpito dalla crisi, che aggrava i bisogni sociali e rispetto a cui la capacità di intervento in termini di welfare, non tanto lo Stato centrale che è già estremamente debole, ma addirittura delle amministrazioni locali, sono fortemente indebolite. Per cui legge di stabilità, i vincoli della stabilità impongono limiti così ristretti che sul terzo settore si riversa una grande quantità di pressioni, che il terzo settore oggi è poco attrezzato per affrontare. Vedrete dalla ricerca che vi presentiamo che ha una dimensione enorme, la stimiamo nell'ordine di 45 miliardi di euro in questo paese, ma è estremamente frammentato, poco attrezzato da un punto di vista sia organizzativo che tecnologico e non attrezzato certamente dal punto di vista della gestione, dal punto di vista manageriale. Allora, da questo punto di vista noi crediamo che sia molto importante affrontare in modo sistematico e continuativo questa tematica. La struttura della ricerca che oggi vi presentiamo è una struttura corrispondente ai nuovi tempi. È finito il tempo della concezione illuministica della ricerca come visione olistica di un pezzo della realtà. Non è più così, la realtà è troppo turbolenta, evolve in modo troppo dinamico e troppo frammentario per pensare di catturarla all'interno di una enciclopedia del terzo settore. Si tratta di ricostruire pezzi di una realtà che evolve molto rapidamente come un mosaico vivente con cui tentiamo faticosamente di ricatturare dei pezzi. Questo è il significato della nostra ricerca, quindi ci troverete dentro un pezzo di analisi quantitativa,
frammenti di casi particolarmente interessanti, riflessioni, contributi, che è quindi un punto di partenza, più che un punto di arrivo, un punto di partenza di un percorso che tendiamo a consolidare, invitando tutte le organizzazioni e le persone che sono interessate a lavorare insieme in questo percorso, in questo incrocio tra tecnologie, nuove tecnologie, tecnologie digitali e settore non profit, a collaborare. E quindi noi in questo senso ci muoveremo. Per questo vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo lavoro, che hanno partecipato al gruppo di lavoro, gli autori della ricerca, a partire dal dottor Enrico Acquati, che l'ha coordinata e che ora vi comincerà a presentarvela, gli organizzatori del convegno, a partire da Claudio Tancini e i relatori tutti di oggi, e coloro che hanno finanziato la ricerca. La ricerca è stata finanziata da molti di voi attraverso la cena di fundraising che abbiamo tenuto l'altra sera, per cui vi ringraziamo Giuseppe per l'ospitalità, e desidero ringraziare particolarmente la Fondazione IBM che ha generosamente contribuito alla realizzazione della ricerca e di questo convegno. Infine, l'agenda di oggi. Come dicevo, questo è l'inizio di un cammino. Quindi avremo nella prima parte la presentazione di aspetti della ricerca, aspetti che riteniamo particolarmente significativi. Avremo poi un panel all'interno del quale porteremo una serie di punti di vista, testimonianze, valutazioni, considerazioni rispetto agli aspetti di questo tema. E poi nel pomeriggio avremo una serie di casi, credo, particolarmente appassionanti, tratti dalla vita reale, che ci dimostrano, come sia, le pratiche, le buone pratiche, che non possono evidentemente essere piattamente replicate, ma certamente che ci ispirano rispetto a ciò che è possibile fare in questo settore. Con questo io vi ringrazio di essere qui con noi, credo che sarà una giornata estremamente interessante e mi auguro estremamente produttiva, e con questo do la parola al coordinatore della ricerca, al dottor Enrico Acquati. Grazie di essere qui.